Ed eccoci in diretta dal comunale di Acireale, 26 minuti, quasi 27 del primo tempo, risultato sempre fermo sullo 0-0 con lo Scordia che ha avuto due palle gol clamorose, una in seguito all'altra proprio nei primi minuti con Nassi, con le brave, il bravo portiere della formazione di casa che è riuscito a sventare la minaccia, e poi ancora El Amroui nell'azione successiva è riuscito praticamente a sfiorare il gol. Dunque gara ancora interlocutoria in questo momento con il Real ACI, che è andato praticamente vicino al creare il pericolo. Non possiamo parlare di gol, anche perché pericolo c'è stato per la calcio di punizione che è stato battuto da Costa, la palla è rimbalzata in aria, è stata toccata dalla testa di un difensore dello Scordia ed è finita in calcio d'angolo. Fino a questo momento i calci d'angolo sono 4-1 a favore dello Scordia, che è iniziato a sprombattuto, ma è chiaro che su questo campo è molto difficile manovrare il gioco, e dunque lo Scordia che si affida in questo momento a lunghi lanci con il possesso di palla adesso per Talotta, che cerca di intercettare il pallone, ma è, come vedete, insomma, la formazione di casa molto agguerrita, devo dire che è stata messa bene in campo da mister Malaguarnera. Cerchiamo adesso di leggervi le formazioni. Siamo qui sulla tribuna del comunale di Acireale, mentre seguiamo questa azione adesso con Carioto, cerca lo scambio con Provenzano che cerca di girarsi, poi ancora per Talotta, il pallone ancora per Carioto, palla troppo lunga, finisce sul fondo e dunque nulla di fatto. Chiaro che la qualità delle immagini non sono quelle che dovrebbero esserci in questi casi, ma vi cerchiamo di documentare appunto questa partita. Le formazioni, dicevamo, con il Real ACI che schiera Nicotra, Pennisi, Patanè, Scalia, Bisicchia, Tornatore, Cutuli, con Licata, Costa, Laudani e Drammè in panchina, Vento, Sorbello, Alidou, Reitano, Spada, Aleo e Rasà, che non ce l'ha fatta nella fase di riscaldamento. Adesso c'è una segnalazione di fuorigioco da parte dell'assistente Todaro di Messina. Scordia con la formazione che vi abbiamo annunciato all'inizio di collegamento, con Valenti in porta, quindi Campagna, Cassaro, Provenzano, D'Angelo, Godino, El Amroui, Talotta, Nassi, Zumbo e Carioto. In panchina con Mister Pensabene siedono Pandolfo, Roccella, Truglio, Sant'Angelo, D'Arrigo, Nicolosi e Tarantino. E dunque il calcio di punizione che viene battuto adesso da Tornatore, palla che viene manovrata dallo Scordia che può ripartire adesso a centrocampo con Samy El Amroui, che evidentemente tocca il pallone con le mani. Infatti il direttore di gara, ricordiamo il signor Antonio D'Aquino della sezione di Catania, che ferma tutto, e dunque c'è il calcio di punizione a favore della formazione di casa in completo granata. Palla ancora profondamente in aria, colpo di testa di Cassaro, poi Zumbo che allontana completamente la minaccia, ma è sempre in agguato la formazione di casa, che si affida appunto a questi lunghi rilanci. In questo momento, per la verità, Scordia che non è riuscito a creare il gioco che lo ha contraddistinto. Adesso ancora una palla pericolosa, attenzione sulla posizione centrale del campo con Carioto che non ci arriva, poi Zumbo che fa partire in posizione di trequartista, ancora Carioto, Carioto che cerca di girarsi, poi cade a terra, ma il direttore di gara che ferma tutto per il calcio di punizione a favore della formazione di casa. A mio avviso il giocatore della Real ACI è caduto senza essere toccato, ma il direttore di gara evidentemente l'ha vista diversamente e dunque si rialza senza problemi. Tornatore in quella circostanza non avrebbe potuto fare altro, e dunque anche ha lavorato anche di mestiere il centrale difensivo della formazione di casa. Dunque calcio di punizione in questo momento, vi raccontiamo in diretta questa partita, Talotta che non ci arriva e poi il direttore di gara che ferma il gioco per un calcio di punizione, per un fallo di D'Angelo, fino a questo momento un solo ammonito per la partita, il numero 5 della formazione di casa Bisicchia, che è andato a protestare con il direttore di gara. E dunque ancora fase interlocutoria della partita con Tornatore che si appresta a battere questo calcio di punizione. Palla lunga sulla tre quarti dove c'è Drammè che addomestica il pallone, palla messa al centro, Costa che controlla evidentemente con il braccio, il direttore di gara è a due passi e dunque ferma tutto per il calcio di punizione a favore dei bianchi dello Scordia con Federico Valenti che si incaricherà della battuta
Intanto andiamo a guardare il cronometro, 31 minuti di gioco in questo momento, quasi 32 del primo tempo, risultato che rimane inchiodato sullo 0-0 con Federico Valenti che cerca la distanza, poi il direttore di gara, ecco, viene spostato da D'Angelo e Federico Valenti può battere questo calcio di punizione. Era Laudani che era andato a disturbare l'azione del portiere dello Scordia. Federico Valenti dunque ha praticamente rilanciato l'azione dello Scordia, poi c'è Alessandro Zumbo che combatte, gioca da terra un giocatore del Reale Aci e per il direttore di gara è gioco d'ostruzione, dunque calcio di punizione. Partita molto nervosa, molto molto nervosa, si gioca su un fondo in terra battuta, come vedete dalle immagini, un fondo molto difficile. Ancora lo Scordia che cerca questi lunghi lanci per gli avanti, ma fino a questo momento non hanno sortito granché effetto. Poi c'è bravo Alessandro Zumbo a recuperare questa rimessa laterale, il capitano rilancia subito per Talotta. Ancora Talotta, vedete come lo Scordia si affida direttamente a lanci in avanti per cercare di trovare liberi Carioto e Nassi, poi Provenzano che non rischia, Provenzano che sta giocando un po' avanzato rispetto alla sua posizione tradizionale, consueta, mentre adesso riparte l'azione ancora ma è fermata dallo Scordia con Alessandro Zumbo che cerca ancora il rilancio per Nassi, poi ancora Nassi che cerca di inserirsi, ma è bravo questa volta il portiere a leggere tutto e a fermare l'azione per lo Scordia. Poteva diventare pericoloso questo lancio in avanti per Maurizio Nassi. Scordia che viene dalla vittoria in casa di domenica scorsa, mentre la formazione del Real Aci è andata a vincere un importantissimo scontro salvezza contro il Real Avola e dunque molto, molto galvanizzata da questo successo. Nicola Malaguarnera non nasconde che ha tutte le carte in regola per poter portare in porto, scusate il gioco di parole, questa salvezza per questa matricola, ricordiamo, ripescato il Real Aci. Calcio di punizione puntualmente fiscato dal direttore di gara, battuto subito da Alessandro Zumbo, ma il direttore di gara dice che è tutto assolutamente inutile, bisogna riprendere il gioco dopo il suo fischio. Angelo D'Angelo sul pallone si appresta alla battuta di questo calcio di punizione, palla battuta, Provenzano che aspetta che il pallone arrivi, ma evidentemente i suoi marcatori oggi sono molto agguerriti, sanno anche che Provenzano oltre ad essere un centrocampista è anche un goleador, dunque lo tengono d'occhio. Attenzione, riparte pericolosamente la formazione di casa con questa azione a ventaglio per Drammè sulla sinistra, poi scivola, cade anche per, evidentemente per i giocatori di casa, il terreno di gioco è insidioso, Drammè che scivola e dunque viene vanificata questa azione per la formazione di casa. Adesso Drammè si rialza, Omar Drammè, e dunque si riprende con il gioco, mentre adesso il direttore di gara fa battere questa rimessa laterale, battuta subito e riconsegnata ai giocatori ospiti dello Scordia che si apprestano al rilancio con Federico Valenti. Provenzano cerca di difendere, controllare il pallone ma non ci riesce, ancora Alessandro Zumbo in seconda battuta, viene fermato, il direttore di gara dice che calcio di punizione sul pallone, ancora il numero 4 della formazione di casa, di formazione ospite, scusate, Mimmo Provenzano che sta per battere, poi si ferma, studia il piazzamento dei suoi compagni, andiamo ad inquadrare proprio l'aria molto intasata in questo momento con Nassi che prende posizione sull'out di destra, c'è anche Angelo D'Angelo e Lamruì, pallone in aria, attenzione, colpo di testa, ma c'è lo sbandieramento del signor Totaro di Messina che segnala la posizione irregolare probabilmente di Angelo D'Angelo che cercava la sponda per qualche compagno in aria, mentre il pallone rimane fuori e non hanno assolutamente fretta i giocatori di casa a recuperarlo. 36 minuti di gioco di questo primo tempo, il risultato è di 0-0 con lo Scordia che ha avuto le palle gol più clamorose nei primi minuti, proprio un inizio al fulmicotone per la formazione di Andrea Pensabene, con due palle gol nella stessa azione per Maurizio Nassi, è stato davvero bravo il portiere della formazione di casa, e poi subito dopo Samuele Amrui
riuscito a mettere un pallone al centro dell'area piccola, ma è stato bravo ancora una volta il difensore tornatore ad intercettare la sfera e metterla in calcio d'angolo, ma poi non è successo granché. Adesso lo Scordia che può ripartire con Mimmo Provenzano, lo scambio ancora con Alessandro Zumbo sulla sinistra per Godino. Vedete come la formazione del Real ACI non rischia nulla, spazza assolutamente, gioca poco palla a terra, anche perché sa del valore dell'avversario, ma lo Scordia deve anche rendersi conto che su questo terreno è difficile impostare la benché minima azione, dunque bisogna fare un sacrificio in più. Adesso ancora la formazione dello Scordia che cerca di ripartire con questo pallone per Nassi, che aspetta troppo che il pallone arrivi sui suoi piedi. Poi ancora il lungo rilancio per Samy El Amroui, che aspetta ancora Samy, palla sul sinistro, il tiro di Samy, palla assolutamente improponibile, poteva sicuramente servire a un compagno. Samy El Amroui ha preferito invece battere direttamente in porta ed è venuto fuori un tiro assolutamente da dimenticare. Si lamentano i compagni di squadra, ma è chiaro che in queste circostanze la decisione è una frazione di secondo, e dunque si ricontinua ancora a giocare quando siamo giunti al 38esimo minuto del primo tempo, con il direttore di gara che fischia molto per la verità, e in questo caso fischia un calcio di punizione a favore della squadra dello Scordia. Cassaro cerca lo scambio con Godino che non ci pensa due volte per spazzare, poi Alessandro Zumbo e ancora la palla per Maurizio Nassi, lo scambio con Provenzano, ancora per Carioto solo davanti al portiere, completamente il suo sinistro Davide Carioto, che si è trovato in una buona posizione per battere a rete, palla svirgolata, ma su questo terreno di gioco è chiaro diventa tutto assolutamente difficile. Comunque buona azione questa offensiva della formazione dello Scordia, con Mimmo Provenzano che ha messo una bella palla per Davide Carioto, e dunque Scordia ancora minaccioso, ma è chiaro che Davide Carioto avrebbe potuto fare meglio. Adesso c'è Lorenzo Godino che cerca il varco giusto, palla che rimballa in fallo laterale a nostro avviso, ma il direttore di gara invece dice che è calcio d'angolo, ed è il quinto calcio d'angolo per lo Scordia. C'è Alessandro Zumbo che si appresta a battere il calcio d'angolo, battuto corto da Lorenzo Godino, ancora Zumbo, attenzione, palla sbagliata da Alessandro Zumbo, si poteva fare meglio, ma poi il direttore di gara che decide per un calcio di punizione a favore dello Scordia, ma si poteva giocare meglio questa palla sicuramente, con un calcio d'angolo battuto in velocità da Alessandro Zumbo per Lorenzo Godino. Seguiamo questa azione, ovviamente andremo fino alla fine del primo tempo con le immagini in diretta qui dal comunale di Viale Regina Margherita, teatro di tantissime battaglie della Cireale fino ad arrivare alla Serie C. Calcio di punizione che viene battuto da Mimmo Provenzano. Il numero 4 della formazione dello Scordia studia ovviamente i suoi compagni, palla messa sul secondo palo, ma c'è un giocatore a terra, si tratta di Tornatore, e dunque nulla di fatto. Partita che fino a questo momento, soprattutto sui calci di punizione, sui calci d'angolo, non ha offerto grosse emozioni, con numerosi falli in aria, e dunque si riparte con il calcio di punizione a favore della formazione di casa, quando le lancette scorrono inesorabilmente. Scordia che, abbiamo sempre detto, bisogna dirlo e bisogna ripeterlo, deve assolutamente vincere questa partita perché rappresenta un'importante crocevia, mentre la formazione del Real ACI deve ovviamente vincere per poter portare punti importanti per la salvezza. Provenzano, ancora il pallone per Samy El Amroui che si sposta dalla sua posizione originaria, poi ancora per Lorenzo Godino, seguiamolo, poi pallone al centro per Carioto che ancora una volta prova il sinistro, era difficile per la verità in quella posizione precaria, ci ha provato l'attaccante dello Scordia con questa volé, ma è chiaro che da quella posizione diventa davvero difficile colpire al volo il pallone. Lorenzo Godino che forse commette fallo, no, il direttore di gara dice di no, attenzione ancora Davide Carioto in possesso di palla, lo scambio ancora con Samy El Amroui, ancora Samy sulla sinistra per Mimmo Provenzano, pallone che viene messo dentro, calcio di rigore,
Mimmo Provenzano che viene messo giù ed è quindi calcio di rigore a favore dello Scordia. Mimmo Provenzano ha tentato il tackle in aria, è stato messo giù e dunque al 41 minuti del primo tempo c'è il calcio di rigore a favore dello Scordia con l'atterramento in aria di Mimmo Provenzano che ha tentato appunto il dribbling a rientrare, è stato bravo, è stato messo giù e dunque calcio di rigore affidato al sinistro di Sami Elamrui. Dunque Scordia che potrebbe chiudere questo primo tempo sul risultato di 1-0, ma è chiaro che bisogna aspettare che il calcio di rigore venga realizzato. E dunque Sami Elamrui, la rincorsa. Vediamo un po' che succede. Tanto pubblico in diretta ci sta seguendo. Sami Elamrui, il tiro. Palla su palla. Maurizio Nassi. Il gol. Maurizio Nassi. Palla che era finita sul palo, è chiaro che sul palo non può ritoccare il pallone Sami Elamrui, è arrivato come un falco Maurizio Nassi per portare in vantaggio la formazione dello Scordia. Maurizio Nassi che in trasferta aveva già realizzato un gol importante a Giarre, sempre con questa maglia, la numero 9 e sempre con questi colori, il completo bianco. Dunque Scordia in vantaggio al minuto 42 del primo tempo e dunque un risultato importante per la formazione dello Scordia che si trova a mio avviso meritatamente in vantaggio, anche perché ha giocato la sua partita fino a questo momento. E poi Maurizio Nassi che va a ringraziare qualcuno, salutare qualcuno che sta seguendo la partita dal belvedere di piazza di piazza appunto di Viale Regina Margherita. Pallone che viene accompagnato da Campagna che viene poi anche caricato da Drammè che poteva sicuramente evitarsi questa carica e dunque seguiamo questi ultimi minuti di questo primo tempo che vede lo Scordia in vantaggio per 1-0, gol, lo ricordiamo, segnato sui sviluppi di un calcio di rigore da Maurizio Nassi. È tutto pronto. Federico Valenti, palla che supera il centrocampo. Maurizio Nassi, perfetto per Sami Elamrui che potrebbe sicuramente fare meglio. Attenzione Sami Elamrui, ancora Sami. Ma viene fermato in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, il settimo, calcio d'angolo per la formazione dello Scordia. Anzi no, scusate, mi correggo. È il sesto calcio d'angolo per lo Scordia. Sami Elamrui, una vera spina nel fianco della formazione accese. Sul pallone c'è Capitan Zumbo con la maglia numero 10, pronto a battere questo calcio d'angolo. Vedete com'è schierata, curiosità questa, il fronte offensivo dello Scordia che si muove con D'Angelo. Cassa, attenzione, colpo di D'Angelo che non ci arriva, avrebbe potuto colpire meglio ma poi tocca anche con la mano e viene giustamente ammonito dal direttore di gara. Ha toccato la palla con la mano, poi ha cercato di ingannare il direttore di gara toccandosi la fronte, ma è chiaro che il direttore di gara era lì a due passi e va a registrare questa ammonizione per Angelo D'Angelo che ha toccato il pallone con la mano. E dunque i due numeri 5, curiosità questa, sono stati già ammoniti durante questa gara. 45 minuti del primo tempo in questo momento, Scordia in vantaggio 1-0 sugli sviluppi di calcio di rigore realizzato appunto da Maurizio Nassi. Il gol, il calcio di rigore era finto sul palo tirato da Sami Elamrui. E il Nicola del Real Aci che rilancia in avanti, colpo di testa di Nassi, e ancora il portiere della formazione di casa riesce a mandare un calcio d'angolo, azione clamorosissima per lo Scordia per chiudere questo primo tempo sul 2-0. Un tiro in corsa di Maurizio Nassi e la risposta davvero eccezionale del bravo portiere di Codra che si supera ancora una volta mandando il pallone in calcio d'angolo, questa volta sì, il settimo calcio d'angolo. Seguiamo questo calcio d'angolo, dopodiché il direttore di gara sicuramente fischierà la fine di questo primo tempo. Sami Elamrui, palla sul secondo palo, svetta di testa D'Angelo che poi commette ancora una volta fallo per il direttore di gara e dunque nulla di fatto, ma lo Scordia ha avuto al 46esimo la palla
questo primo tempo non c'è riuscito, anche perché il portiere è stato bravo a rimanere fino all'ultimo all'impiedi e ad attendere il tiro di Maurizio Nassi in corsa. Davvero un Maurizio Nassi in grande spolvero anche oggi, un ragazzo d'oro, 41 anni compiuti, ma non si ferma un attimo. E poi il direttore di gara, che questa volta penalizza lo Scordia con Campagna, che ha commesso fallo per il direttore di gara, che giustamente fa indietreggiare. 47 minuti, sono già 2 minuti di recupero di questo primo tempo, quando il Real Aci spinge quest'ultimo pallone, e il direttore di gara che in questo momento fischia la fine del primo tempo. Dunque al 47esimo minuto si chiude la prima parte di questa contesa, con lo Scordia in vantaggio per 1-0 con il gol realizzato al 42esimo da Maurizio Nassi. Dunque si chiude questa prima parte di collegamento agli amici sportivi, naturalmente soprattutto ai tantissimi tifosi di Scordia che ci stanno seguendo. Ci risentiamo subito dopo.